Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ma gallina e pioggia vanno d'accordo? In questi giorni da me è piovuto veramente tanto, quindi oggi andremo a fare un po' un'introduzione su quello che è il rapporto tra le galline e la pioggia. Dovete sapere che le galline sono degli animali che odiano veramente la pioggia, infatti è sempre meglio evitarne il contatto tra le galline e la pioggia. Ovviamente ci sono razze che soffrono di meno e razze che soffrono di più. Per esempio, quelle che soffrono di più sono quelle un po' più, diciamo, ornamentali. Possiamo trovare tra queste le galline moroseta, che veramente sono molto delicate rispetto alla pioggia, sia perché si rovinano il piumaggio, sia perché proprio fisicamente si danneggiano. E tra le razze più resistenti alla pioggia abbiamo le razze di cascina, diciamo, come la mia cinese per esempio, che può stare sotto la pioggia e non gli succede niente. Ovviamente non la facciamo stare sotto la pioggia. Mentre troviamo delle galline che sono una via di mezzo, che sono per esempio le galline ovaioli, che mantengono bene la pioggia e, diciamo, si ammalano molto raramente, a parte in casi eccezionali. Ma come possiamo evitare il contatto tra le galline e la pioggia? Innanzitutto dovremmo avere sicuramente un posto chiuso in cui le galline possono andare a dormire, possono stare durante il giorno. Infatti da me in questi giorni è piovuto per circa 5 giorni di fila e le galline non si sono mai viste fuori, a parte quando li portavo da mangiare, che uscivano per vedermi. Per il resto del tempo lo passavano tutto all'interno della struttura a loro dedicata, che come potete vedere è abbastanza grossa, sono circa 10 metri quadrati, un po' meno, che comunque raccoglie tutte molto bene. Dietro nei loro trasportini, dove possono dormire tutta la notte, i loro trespoli, e comunque mangiare all'asciutto. Questo è molto importante perché il mangime deve rimanere sempre all'asciutto, sennò le galline, quando avranno fame, andranno a cercare il mangime sotto la pioggia e, diciamo, si bagneranno ulteriormente. Nel caso le galline si bagnino, è sempre meglio, nel caso si bagnano proprio in modo che sono fradice, asciugarle, che si può fare questa cosa con uno straccio oppure mettendole in un recinto con dentro una lampada rossa. Vedrete che le galline andranno sotto il caldo della lampada rossa, che è quella che si usa per i pulcini, e si asciugheranno. Successivamente potrete togliergliela in modo molto tranquillo, perché le galline comunque si abitueranno. È sempre importante togliergliela gradualmente nel caso gliela mettiate, perché se ci sono meno 5 gradi fuori e dentro mettete la lampada, la gallina avrà uno sbalzo termico che non gli fa assolutamente bene. È sempre meglio lasciarla fare alla natura il suo corso. Quindi, se sappiamo che le galline hanno le piume qua, le galline hanno queste bellissime piume con sotto un piumino che le tiene calde, e quindi non ha senso lasciargli la lampada e fargli prendere ulteriori sbalzi termici, perché loro si autoregolano. Nel caso abbiate il pollaio allagato, ho fatto veramente tanti video su come gestire la situazione, ne farò ancora altri, perché il mio pollaio veramente è una situazione orrenda, perché ho il terreno molto argilloso e quindi continuo ad aggiungere sabbia e ghiaia, anche se l'effetto, diciamo, non è proprio uno dei migliori. Quindi adotterò un nuovo metodo quest'anno, quando riuscirò a creare questa piccola opera che ho in mente di costruire. E questo metodo dovrebbe essere il definitivo, diciamo, per gestire la pioggia. In questo modo riusciremo a eliminare proprio totalmente l'acqua presente nel pollaio. Inoltre, sul recinto potrete utilizzare per esempio dell'Ondrux o degli altri tipi di teli, per evitare che proprio le galline prendano la pioggia, in modo tale da evitare che l'acqua entri proprio fisicamente nel recinto. Quindi cerchiamo di deviarla. Un altro metodo può essere quello di chiudere le galline appunto nel locale a loro dedicato e magari metterli per esempio della paglia o della segatura per renderlo un po' più accogliente, che poi dovrà essere cambiata settimanalmente, perché le galline sporcano veramente tanto quando sono bagnate, perché comunque hanno le zampette che vanno nel fango e quindi possono creare dei problemi. È sempre importante evitare il fango, perché le galline hanno le zampe abbastanza sensibili, anche se non sembra. Il tempo in cui stanno nel fango, diciamo, non è mai buono, infatti bisogna evitarne qualsiasi contatto, perché la zampa, stando continuamente nell'acqua, si andrà ad ammorbidire, permetterà a batteri ed altri agenti di entrarli all'interno della cute, diciamo, la renderà più morbida, quindi più accessibile. E infatti li può rischiare di venire la cosiddetta rogna delle galline, che viene nelle zampe. Mi pare sia questo il termine giusto, però non mi ricordo bene. E in ogni caso li si alzano tutte le scaglie delle zampe e si può curare questo metodo. Trovate veramente tantissime soluzioni. Una è quella di aggiungere della vasellina dopo aver messo le zampine nell'acqua per un po' di tempo. Comunque è una cosa abbastanza curabile, niente di grave, però se possiamo evitarla è meglio. Mi raccomando, quando avete tempo e quando c'è un momento in cui spiove, quindi non c'è più la pioggia, cercate di aprire le galline nel prato in modo tale da farle girare, perché questo è veramente importante. Infatti le galline adorano mangiare l'erba appunto, e questa attività che li facciamo fare extra li servirà un po' a dargli un po' di, diciamo, soddisfazione della giornata. Adesso aumenterà il loro benessere, quindi cerchiamo di aprirle e toglierle dal pollaio bagnato quando riusciamo. Detto questo, spero che il video vi sia stato utile. Noi ci vediamo in un prossimo video.
Noi vi salutiamo, ciao.